Alleluia, Gesù è il Signore. Carissime e carissimi tutti che mi vedete e mi ascoltate, prestate attenzione alle parole che sto per leggere. Il mio Signore Gesù Cristo ha promesso il suo Santo Spirito anche a me, proprio a me in particolare. Dunque, purché io lo voglia, lo otterrò. Verrà in me, si darà a me e starà con me. Anima fortunata, che puoi bramare di più? Ma hai ben capito questa parola, purché io lo voglia? E di volerlo veramente bisogna che tu lo mostri con desiderio sincero, con fervida preghiera e con vera volontà di ben corrispondere a tanto dono. E però ogni volta che ti esce di bocca quel vieni, vieni o Spirito Santo, fa che tale parola sia eccitata e sospinta dal più acceso desiderio. Così scriveva la beata Elena Guerra, l'apostola dello Spirito Santo, in una sua operetta Ossequi e preghiere in devozione dello Spirito Santo del 1895. Parole profetiche, parole che accendono in noi il desiderio di sperimentare una nuova effusione dello Spirito Santo. E io sono qui, a nome del rinnovamento nello Spirito, a parlare sì al rinnovamento tutto, ma anche a quanti tra voi hanno voglia di Spirito Santo, hanno nel cuore questa voglia. Lo abbiamo sentito dalla beata Elena Guerra, purché io lo voglia, io lo riceverò. Ma è davvero in noi, in cima alle nostre voglie, alle nostre tante voglie, il desiderio di ricevere lo Spirito Santo? Sbaglia chi pensa che si riceva una volta per tutte. Le sue missioni nella nostra vita sono incessanti e a ogni sua venuta è sempre una nuova effusione d'amore, di doni, di carismi, di novità, di sorprese. Ecco perché la Chiesa non si stanca di ripetere «Vieni Spirito Santo». Vieni Spirito Santo è e vuole essere anche il nostro grido in questi giorni di attesa della Pentecoste. Nel rinnovamento nello Spirito, e Papa Francesco ne è continuo assertore e sostenitore, abbiamo riscoperto la grazia di una rinnovata effusione dello Spirito che ravvivi, risvegli, attivi in potenza la prima storica effusione dello Spirito nella nostra vita ed è quella che avviene con il sacramento del battesimo. Il rinnovamento è proprio una grazia ecclesiale di risveglio dell'effusione dello Spirito, un cammino di riscoperta personale dell'esperienza dello Spirito. Quante novità, quante conversioni, guarigioni, missioni carismatiche abbiamo vissuto e viviamo grazie all'esperienza dell'effusione. E così abbiamo preso una decisione storica. Tutti i membri del rinnovamento nello Spirito, ad ogni livello, cenacoli, gruppi, comunità, vogliamo vivere insieme un seminario di vita nuova nello Spirito che segni la rinascita, la ripresa del nostro cammino comunitario dopo questa stagione pandemica così problematica. Insieme invocheremo lo Spirito Santo, insieme lo riceveremo ancora una volta, insieme chiederemo in preghiera il rinnovamento del rinnovamento, il risveglio della preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo e così insieme usciremo nello spirito della Pentecoste dai nostri cenacoli per tornare ad abitare la storia e non solo le nostre case. Una meravigliosa esperienza di unità, una straordinaria occasione per ripartire insieme con la potenza dello Spirito in noi. Tutti sono invitati a partecipare, tutti, nessuno escluso, tutti invitati a ridare primato allo Spirito Santo nella nostra vita, se vogliamo che il Paese torni a vivere ed esca dalla grande crisi che stiamo vivendo.
La bella notizia che voglio qui comunicare è che desideriamo che si aggiungano a noi tanti, tanti nuovi amici, amiche, al di fuori delle realtà del rinnovamento nello spirito. Quanti sentono il bisogno di rinascere a una vita nuova in questo tempo di grande prova e debolezza? Perché, vedete, lo Spirito Santo a tutti vuole donarsi. E nessuno di noi può contenerlo, può dirigerlo, può farne esclusiva. Da San Paolo VI a Papa Francesco, tutti i papi hanno invitato il rinnovamento a condividere la grazia dell'effusione dello Spirito, che non è patrimonio di un movimento, ma di tutta la Chiesa. Ecco, questo è quello che noi vogliamo fare con la realizzazione di questo speciale seminario nazionale di vita nuova nello spirito online. Seguitemi allora e vi darò alcune preziose informazioni generali. Il nostro seminario nazionale di vita nuova nello spirito online si articolerà in 5 incontri della durata di un'ora circa alle ore 20:30. I nostri incontri avranno inizio con la novena di Pentecoste, venerdì 14 maggio. Sarà il primo annuncio, il primo tema, l'amore di Dio Padre. Poi domenica 16 maggio, il secondo tema, il peccato, Satana e il combattimento spirituale. Il terzo incontro, martedì 18 maggio, la salvezza e la signoria di Gesù. Il quarto incontro, venerdì 21 maggio, il tema lo Spirito Santo, il battesimo nello Spirito e l'azione carismatica e sacramentale dello Spirito Santo. E poi dopo la Pentecoste, nell'ottava di Pentecoste, mercoledì 26 maggio, il quinto e ultimo incontro sul tema comunione, comunità ed evangelizzazione. 5 annunci cherigmatici che saranno offerti da fratelli e da sorelle di buona e grande fama, soprattutto persone che sono al di fuori del rinnovamento nello spirito, ma che hanno un carisma di predicazione e condividono la passione per Gesù, la passione per lo Spirito Santo. Ai primi 3 incontri, dunque il 14, il 16 e il 18 maggio, faranno seguito altrettante serate di condivisione, dunque il sabato 15, il lunedì 17 e il mercoledì 19 maggio. 3 incontri di approfondimento e di condivisione. Qualche indicazione a proposito. I fratelli e le sorelle che hanno già ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito e sono partecipi del cammino del rinnovamento vivranno questi 3 momenti di condivisione e di approfondimento il giorno seguente l'annuncio cherigmatico nel proprio cenacolo, gruppo o comunità, secondo le modalità che saranno fissate dai coordinatori delle realtà locali. E dunque, se sarà possibile incontrarsi in presenza nella sede della realtà locale oppure attraverso le piattaforme social di cui il gruppo si è servito in questo tempo di pandemia. Per tutte le persone che invece prendono parte per la prima volta al seminario di Vita Nuova nello Spirito e che non sono partecipi del cammino del rinnovamento, ebbene queste persone potranno accedere ai 3 momenti di condivisione e approfondimento previsti mediante un apposito link che darà accesso a un incontro live a livello nazionale. Ma al termine di ogni serata dei 5 incontri del nostro seminario ci sarà un tutorial specifico con tutte le indicazioni che ricapitoleranno e indicheranno molto bene le cose che qui ho voluto richiamare. Ogni incontro di approfondimento, i 3 incontri di approfondimento, così come anche i 5 annunci cherigmatici, saranno regolati da un medesimo format, un format unitario, in modo da poter procedere insieme, unitariamente. Questo cammino di preparazione culminerà nel giorno in cui chiederemo il risveglio della preghiera di effusione, o molti la riceveranno per la prima volta. Questo avverrà nella domenica ottava di Pentecoste, 30 maggio, all'interno della 43esima Convocazione Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito, che si svolgerà nella sede del Rinnovamento sabato 29 e domenica 30 maggio.
Ma di questo parleremo in un altro momento con un apposito video dedicato alla nostra convocazione. Carissime sorelle, carissimi fratelli e tutti voi che mi avete fin qui seguito, accogliete questo appello, questo invito e siate i benvenuti al Seminario Nazionale di Vita Nuova nello Spirito online promosso dal Rinnovamento nei giorni 14-26 maggio. L'appuntamento per il primo incontro venerdì 14 maggio alle ore 20:30 attraverso i canali social, Facebook e YouTube del Rinnovamento nello Spirito. Un solo desiderio, un solo grido, una sola invocazione. Vieni Spirito Santo.